Ciao a tutti, un video, uno short video l'ho chiamato, molto breve, per farvi capire, siccome proponiamo tante volte di collegare vari dispositivi a delle automazioni, a delle schede per fare l'apertura domotica, ho estrapolato un pezzo di video che avevo incluso nella recensione della ricevente Wi-Fi per farvi capire in un modo separato come ci si collega a eventuali schede di cancelli, basculanti automatiche, eccetera. Veloce, ma sicuramente può servire a qualcuno. Prima di guardarlo però cliccate iscriviti qua sotto, ci vanno 2 secondi e mi date una mano a far crescere il canale e a portare contenuti sempre più interessanti. Ho preparato qua 4 schemi presi a caso di 4 schede qualsiasi per farvi capire la differenza. Prendiamo una FAC 746, qui abbiamo collegamento motore, alimentazione, fase neutro, poi qui abbiamo start, stop, tutte di fine corsa. A noi quello che interessa è lo start, ossia il morsetto 2 che chiude sul morsetto 1, quindi tra questi 2 morsetti bisogna mettere 2 pezzi di filo che vanno al contatto della ricevente per fare lo start. Lo stop non serve in questo caso, lo stop è una sicurezza che deve stare normalmente chiusa. Altro esempio, qui abbiamo una scheda dove abbiamo 7 che è anche il comune, vedete, seguendo il filo, che va a chiudere sui 2 comandi di open. C'è open A e open B, dove open A fa l'apertura totale, open B fa l'apertura parziale. Vuol dire che se il cancello ha 2 ante, col parziale se ne apre solo una per il pedonale, col totale si apre tutto. Se avete un 2 ante ma comunque lo usate solo in apertura completa, potete collegare i fili del contatto tra il morsetto 1 e il morsetto 7. Altra scheda rappresentata in modo diverso, vedete che qui abbiamo 24 volt AC, morsetti 11 e 12 per alimentare la ricevente, poi abbiamo 1, 2, 3, dove abbiamo il comune che è il 2 e lo start che è l'1. Stesso discorso di prima, se volete fare il pedonale chiudete tra 2 e 3, se volete l'apertura totale tra 1 e 2. Ve ne faccio vedere una ancora diversa, un manuale di una scheda dove non c'è lo schema a filare, ma ci sono tutti i morsetti qui e la dicitura di che cosa sono. Il comune di tutto quanto che è l'8 e il SEC che è il pulsante di start. Vuol dire che i fili del nostro contatto vanno messi tra l'8 e l'1, semplicemente. Vari modi di spiegare la stessa cosa, ma credo di essere riuscito a farvi capire dove dovete collegarvi. Bene, tutto qua, era solo per isolare questa parte di procedura da un video dove l'avevo incorporata perché magari non tutti lo trovano, quindi sicuramente se è servita a qualcuno mi fa piacere. Nel caso mettete un bel like se vi è piaciuto il video, clic clic clic, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, o se passate al negozio da Torino. Facciamo 2 parole, grazie a tutti. Ciao da Massi Dattoli.